Il volo d'andata risale al 17 settembre, il ritorno non è stato fissato. Sara Baderna, 23enne piacentina tra le finaliste di Miss Mondo 2013, non si ferma più. Da due settimane è approdata a Dubai, dove ieri sera ha debuttato alle sfilate della Fashion Week. L'abbiamo raggiunta via Skype. Sono qui a Dubai con un'altra ragazza italiana e siamo venute principalmente per sfilare, visto che questo è il periodo di Fashion Week a Dubai. C'è la Fashion Week di Dubai e Fashion Forward, che sono i due eventi più importanti di moda qui a Dubai e comunque di tutto il Middle East. Come stanno andando queste sfilate? Benissimo, ieri abbiamo fatto la prima sfilata della Fashion Week, io e quest'altra ragazza, per uno stilista egiziano. È andata tutto bene, gli abiti stupendi, veramente molto bello. E l'ambiente lì com'è? Sei negli Emirati Arabi, si parla sempre tanto dello sfarzo e del lusso. Confermo che c'è tanto sfarzo e tanto lusso, nel senso che qui è tutto ingigantito, sai, qui da Dubai ci sono i centri commerciali con l'acquario, c'è il centro commerciale con la pista da sci, qui c'è, puoi veramente trovare di tutto. Quindi ti piace questa esperienza, la stai apprezzando? Sì, molto, anche perché comunque non sono in tante le ragazze ad avere questa opportunità, quindi sono sicuramente molto molto contenta di averla avuta e di averla sfruttata. Quando tornerà a Piacenza, ad attenderla ci saranno gli ultimi esami all'università e soprattutto il fidanzato, il rugbista Diego Del Nevo, da quest'anno in forza al Piacenza Rugby. Le distanze non spaventano la giovane modella. Per noi è una cosa abbastanza normale, perché sappiamo che tanto quando tornerò a casa sarà tutto come prima, nel senso, quindi per noi è una cosa abbastanza normale.